Eccoci qua con Sonic Generation e siamo qua in Crisis City, cosa che me lo ricordo. Iniziamo con Sonic Classico e poi facciamo Sonic Moderno. Vediamo un po' se sono il microfono acceso. Sì. Bene. Gli Ibis World sono amici in disegno. Beh sì, grazie, lasciamo il tempo di leggere. A Maddy. Io di recente ho provato un Crisis City per Sonic Robo Blast. Proprio un VAD, insomma, una mappa non ufficiale. Cioè, non che Sonic Robo Blast sia effettivamente il gioco ufficialmente distribuito, ecco, insomma, però. Un VAD, insomma, è una mod, diciamo. E boh, non era male, però era abbastanza breve e non c'era neanche un nemico. Comunque, a parte ciò. Diciamo che Crisis City adesso. Ora come ora mi fa venire in mente qualcosa lì perché lo sto rigiocando in chiave. Classica praticamente, il che è una cosa abbastanza dolorosa. È bella la musica comunque remixata in stile classico, anche se non è stile classico, questo è stile, non lo so, chiptune, no neanche, perché chiptune è 8 bit, invece questo qua è proprio stile a caso, stile con un qualche strumento aggiunto per farlo sembrare classico, ma in realtà non vuol dire un cazzo questo stile qua. Perché sì, perché è così. Cioè, se dobbiamo fare tipo lo stile classico veramente dobbiamo metterci strumenti del Mega Drive, ma diciamo che ecco, una cosa che hanno cercato di fare probabilmente è quella di renderlo più orientato sugli strumenti, su determinati strumenti rispetto ad altri, quello sì, quello sicuramente. Però sì, cioè, a parte questo comunque avrei dovuto usare gli strumenti del Mega Drive se volevamo fare proprio stile classico, ma capisco il fatto, il motivo per cui non l'abbiamo fatto, perché sarebbe stato già il Mega Drive pure al tempo avrebbe un sonoro abbastanza fastidioso, cioè un grado speciale, invece la concorrenza aveva proprio la un chip della Sony che era di qualità, quindi si la cavava un po' meglio. Veramente Sonic 2006 si può dire tutto meno che le musiche sono brutte. Cioè, il meglio di quel gioco sono sicuramente le musiche. E le musiche, basta. Non so altro. Aspetta un attimo, sono degli anelli sotto, ma non si meritano la mia attenzione. Vai! Ok, c'è una vita lì. Vabbè, che se ne frega. Se ha così bisogno di vita, parlo negli altri livelli e ne prendo negli altri livelli di vita. Vaffanculo, che me ne frega. Ok, pezzi di roba che vola per nessun motivo. Ok, non so come ho fatto a non farmi uccidere da quell'affare, ma. Cacchio il vento. Tombi 2. Robotnik! No! Mi ero dimenticato sta cosa. Meno male che non sono morto. Sì, meno male il cazzo. No. Un culo. Ok. Prendiamo sto coso. Pensavo di averlo preso, tipo, una volta morto che mi rimanesse. Invece a quanto pare. Ok. Qui c'è il coso che non possiamo prendere. Mi vuole fregare sto gioco. Non voglio morire di nuovo. Trampolino. Un altro trampolino. Allora, dove cavolo devo andare? Ah, ok. Credo, perché non sono sicuro. Se questi qua ancora non mi ricordo cosa servono, però li prendo lo stesso quando li vedo. Ok, pensavo di essere morto. Checkpoint, questo qui è ben accetto sempre. Come credo che ormai l'ho finito sto livello, Credo di essere praticamente alla fine. Beh, adesso mi spara contro sicuramente, e lo sapevo. Non è che è lento, insomma, l'ho ucciso.
Ovviamente il level design di questi giochi qua è buono. Cioè di questi livelli qua classici è veramente buono, cioè ben congegnato proprio. Ok. Ah, ho preso A con qualche miracolo. Pensavo di aver preso tipo C perché ho fatto troppo schifo. Ok, tocca Sonic moderno e dopo chi è che salviamo? Blaze? Blaze the Cat? Felix the Cat? Ok. Gioca fase. Provo a vedere. Ok, boh, benissimo. Premi L2, vabbè. Se non uso mai le due, che cazzo è servivano? Oh, questo qui sì che è un livello di Crazy City fatto bene, altro che quello di Sonic 2006 veramente. Che è proprio frustrante in una maniera impressionante. Non dico che ti mettevi a piangere, ma quasi, perché io sono da morto 50 volte quel cazzo di livello. Veramente è una roba triste. E vabbè, non è che sia difficile, nel gioco, cioè Sonic 2006 sì, ma questo qui no. Però sì, comunque in ogni caso troppo difficile. Non so se l'abbia fatto con intenzionalmente difficile o semplicemente gli è venuto fuori così perché da poco tempo la via è venuto fuori difficile, ma so che cazzo succede. Un bug, un simpatico glitch. Vedete, Sonic 2006, la maledizione di Sonic 2006 colpisce anche Generation, perché questo qua è un livello di Sonic 2006, no? E ha colpito Generation, che Generation i bug non ha più di tanti, no? Proprio nell'unico livello di Sonic 2006 mi capita un bug. E è un... ha fatto apposta, Sonic 2006, il suo spirito... lo spirito di Sonic 2006 che... anche a morte così stupide, però, da parte mia, dico. C'è un checkpoint, l'ho preso prima, vabbè. Adesso mi andrà un po' meglio. Ok, ok, ok. Sono un po' concentrato perché voglio aiutare di morire di nuovo. Già ho appena rischiato di morire, perché ovviamente sto livello qua è un po' più difficile di quelli che abbiamo appena fatto, eh. È stato uno sbalzo di difficoltà abbastanza notevole. Nulla che non possa... dove c'è il bug prima? Ok, meno male che non è successo di nuovo. Checkpoint. Veramente, la maledizione di Sonic 2006 colpisce ovunque. Se tu parli di Sonic 2006 ti capiamo in bug. Già c'era quel gioco là in 2D di Sonic 2006 che non ho fatto neanche tutto. Mi trovai i bug dentro. Cioè... un fangame di merda in 2D. Cioè di merda nel senso non che è fatto male, nel senso che... cioè, un fangame basta, non è che era un gioco, una release ufficiale di Sonic 2006, era una versione 2D di Sonic 2006 ed è uscita con i bug. Cioè, è una maledizione proprio. Anche perché fare bug in un gioco in 2D penso che sia un po' più difficile. Magari no, magari dipende dall'engine, probabilmente, però. Dall'engine, se non c'è engine, poi c'è gente che c'è engine, così a cazzo, però. Non si pronuncia così. Dispiace, sbagliato. Lo dico io che non sono un gran maestro di inglese, so qualcosina, però. Engine. Si dice, no, no, engine. Io dico engine, ma. Tipo quello di Crash. Cerchio. Non c'è bisogno che mi dicesse il tutorial prima, tanto me lo diceva già adesso. Però prova di scemo, queste cose. C'era degli anelli sopra, potrò prenderli effettivamente. Ma sì, infatti sono un coglione, ma vabbè. Dettagli. Dammi X più cerchio come funziona bene qua. Checkpoint, ho 12 vite. E non penso di rischiare molto di perdere. Perché non c'è proprio un capitano a parte proprio incazzata nera. Ma non mi sembra l'andazzo. Dove andare di qua adesso, mi ispira di più di qua. Ho un checkpoint. Boh, scendiamo qua.
No, niente. Oh, se non mi uccidesse. Devo dover far così. È una trappola continua. Io l'ho detto, è la maledizione di Sonic 2006. Guarda, è diventato somare, che non riesco a morire. Niente, voglio morire. Non riesco a morire perché gli anelli continuano a tornarmi. Palle. Non prendermelo. Davvero. Mi sto rompendo i coglioni. Ma che sfiga però. Scusatemi tanto però. Posso morire. Detto io, è una maledizione solo nel 2006, ovunque. Qui, cioè, quel gioco lì è destinato a avere i bug ovunque. Un livello solo ci ha messo nel 2006. C'è già trovato due bug, prima neanche mezzo mi è successo. L'ha fatto apposta. Per quel bug lì, cioè, è una cosa di level design. Che vabbè, in sommari l'ha fatta per deficienza, questa è stata fatta per un bug, però... Ok. Appunto questo l'ho fatto per un bug, non per qualcosa di strano. Comunque. Però sia una roba insopportabile, perché almeno se morivo, ripeto dal checkpoint. Invece così sono tutto cominciato da capo. Questa è la cosa che scoccia. Stupido gioco. Ok. No. Bene, sì. Allora, nel computer nuovo Sonic... Generation gira veramente bene. Cioè, sto giocando a una risoluzione degna. Che degna, sì. A parte alcuni casi in cui è ancora colpa di Flash, ma colpa del computer, accenna rallentamenti, gira abbastanza bene, si vede anche molto bene perché ho attivato tutto quanto. Anche tutti gli effetti grafici migliorati scaricando un coso su FX tipo. Una roba di quel genere, insomma, che migliora il gioco a livello di grafica anche più di quello che effettivamente sia la release ufficiale, insomma. Che vabbè, è sempre la release ufficiale, ho sbagliato a dire io. Non la release, insomma, che migliora la grafica ulteriormente, mettendo tipo qualche miglioria qui lì. Che sempre funziona sempre sulla release ufficiale, però non... Non c'è da un cazzo, cioè sempre è solamente un eseguibile diverso, non è che... Migliora un po' di più la grafica, è venuto qua. E se scendessi stavolta? No, vaffanculo, vado su. Il gioco mi ha detto vaffanculo proprio colpendomi da lì. Ok, scendi, grazie. Fammi pensare, qui che c'è la parte del bug. Poi ho capito perché Sonic moderno e c'ho tutte queste parti in 2D. Se Sonic moderno fanno in 3D. E non che mi dia chissà quale fastidio, perché Sonic in 2D va benissimo, però. Guarda, non mi ricordo se è andato di qua. Sì, è andato di qua, vabbè. Questa qua è la parte stronza. Vediamo se riesco a evitare il bug di nuovo, perché... Sarebbe spiacevole comunque. Ce l'ho fatta. Ok. Te devo andare. Qui, bene. Spingimi in alto. Ok. Dai che già l'abbiamo quasi fatta. Qui io conosco gente che a cui Sonic 2006 è effettivamente piaciuto. Perché sì, cioè, vuol dire, il gioco in sé era buggato, incompleto e tutto, però se fosse stato completato, non dico che sarebbe stato un wow, grandissimo gioco, ma sarebbe stato sicuramente più godibile. Tutte le musiche c'erano.
il concetto di design di fondo non era male, se ricordo bene. La storia mancava, beh, la storia era, sì, era abbastanza elaborata, ma comunque stupida. Di Sonic che deve salvare lì la principessa di non mi ricordo che paese lì inventato. E poi dopo alla fine una bacia, magari. B, che schifo. Questi, dicevo appunto, la storia è brutta, però almeno le musiche si salvano e il concetto di base non era così male. Direi che adesso c'è un filmato. Nonostante non mi piaccia contare sugli altri, ti sono grata per l'aiuto. Quel mostro era davvero troppo per me. Ok, si è attivato bene. Grazie dell'aiuto, ma credo che non sia ancora giunta l'ora di abbassare la guardia. Ho ottenuto immagine 11, quindi direi che adesso possiamo interrompere la parte. Red Fox alla prossima, e nella prossima parte facciamo Sonic Unleashed, ma non so il nome. Ciao!